primavera il Movimento ha aperto la sua campagna elettorale a Corato presso l'auditorium della Sacra Famiglia, con la presentazione del programma amministrativo per la provincia di Bari e con la presentazione dei suoi candidati per il Collegio di Corato Emanuele Lenoci e per il Collegio di Corato Ruvo Cataldo Strippoli, entrambi per Divella Presidente. Si entra nel vivo della campagna elettorale. Fino a questo momento il bilancio per Vincenzo Divella, candidato alla presidenza della provincia di Bari, è più che positivo. Il bilancio fino ad ora è fortemente positivo. Non voglio peccare di presunzione, ma dovunque sia andato ho trovato degli amici disponibili all'ascolto, ma anche, come mia abitudine, ad ascoltare io quello che mi hanno riferito nei vari paesi. Credo che la gente stia capendo che queste sono elezioni amministrative e che quindi va votata la persona più che il partito di appartenenza. Devo essere sincero, fino ad ora l'impressione è che il mio movimento e la mia persona vadano bene. Il tema della manifestazione è stato uomini del presente che guardano al futuro, e per il presidente uscente questi uomini sono coloro che hanno come obiettivo principale quello di rimanere lontano dalle logiche di schieramento e guardare prima di tutto agli interessi del territorio. Questi uomini possono guardare al futuro, credo, se hanno un interesse a guardare al proprio territorio. Io penso che i candidati che abbiamo preso una primavera in movimento sono persone molto conosciute, che hanno già lavorato per le imprese, per il territorio, e credo che loro saranno le sentinelle di questo territorio se, come mi auguro, avranno da parte dell'elettorato il consenso attraverso il voto. Diverse le priorità del programma di gestione della provincia di Bari: scuola, viabilità, riqualificazione delle strade come la Corato Bicelli e un tratto stradale insanguinato dai troppi incidenti stradali, e ancora corsi di formazione per le aziende. Il nostro impegno è sicuramente quello legato alla passione per questo territorio e ci concentreremo su quelli che sono i valori del territorio. Mi riferisco ai prodotti tipici, alla nostra agricoltura, ai nostri giovani. E per quanto riguarda le deleghe della provincia, ovviamente alla quella che riguarda l'edilizia scolastica, quindi le nuove scuole che saranno costruite a Corato, e per quanto riguarda la viabilità sicuramente il miglioramento e l'allargamento della strada Ruvo Bicelli e il miglioramento di quelle già esistenti, ma soprattutto sostenere il credito alle piccole imprese, ai giovani e alle nostre donne che lo meritano per le loro attività. Un impegno per quanto riguarda la riqualificazione e la risistemazione della Corato Ruvo Biceglie, perché c'è stato un mio amico che ha perso la vita e quindi questa strada va risistemata. Io mi impegnerò, c'è un impegno mio di fronte a tutti i cittadini di Ruvo, che sarà quello della formazione per le aziende e l'innovazione tecnologica.